cominciamo a parlare di un argomento diverso, squisitamente politico e ovviamente particolarmente caldo. Parliamo della giunta comunale, quella che sarà la giunta comunale. Questa domanda è stata proposta dall'associazione La Compiano Lana. La giunta sarà formata secondo criteri strettamente politico paritetici oppure pensate di attingere le risorse della società civile? E più in breve, la domanda è: come sarà formata la giunta comunale di colui che sarà chiamato a guidare questa città? Allora, prima ha cominciato l'avvocato Tudisco, ora può cominciare l'architetto Genghese, prego. Prima di rispondere a questa domanda devo fare una precisazione. L'ingegnere Miele ha fatto riferimento alla caserma 48 della cittadella giudiziaria. Non pensavo di dover tracciare queste code di delibere del Consiglio Comunale, ma ho fatto bene a portarla con me. La delibera numero 10 del 5 aprile 2016, variante urbanistica ai sensi dell'articolo 3 del regolamento regionale di attuazione per il governo del territorio, per la valorizzazione dell'area della caserma Battista ai sensi dell'articolo 24 e del DL 66 2014, quindi approvazione, tra le destinazioni d'uso della caserma, ve le leggo tutte quante, da H a G, le destinazioni d'uso sono edilizia scolastica universitaria e post-universitaria, edilizia istituzionale amministrativa, sede di forze armate, uffici pubblici, edilizia sanitaria e assistenziale, casa di riposo per anziani, cliniche, poliambulatori, centri di diagnostica, centri estetica, edilizia turistico-ricettiva, alberghi, residence, casa albergo per studenti, casa albergo per anziani, edilizia direzionale, uffici privati, studi professionali, banche, sale convegni, sale conferenza. Va meglio? Sale di esposizione. Chiedo scusa, si sente? Chiedo scusa. Ma nemmeno di là. Continuo, la domanda non è pertinente, ma se dobbiamo rispettare tutte le regole, le rispettiamo, altrimenti no. Esercizi di vicinato, botteghe artigiane, medie strutture di vendita, gallerie commerciali. Questi sono agli atti del comune di Novara e in queste destinazioni d'uso non c'è alcun centro commerciale, solo per amore della verità. Ritornando alla domanda, la giunta comunale è espressione diretta del sindaco. È una domanda anche un po' strana, ma non mi sottraggo alla risposta. Espressione diretta del sindaco, il sindaco nomina persone di fiducia, ovviamente anche in questo caso saranno nominati professionisti del territorio che hanno le caratteristiche giuste ma soprattutto le competenze e soprattutto l'amore incondizionato verso questa città in modo da poter mettere insieme le loro professionalità a servizio di questa collettività. Tra l'altro aggiungo che nella mia giunta non ci sarà nessun assessore che ha preso parte alle amministrazioni precedenti. Grazie. In fondo, perché vediamo che tutti votano a pieno di quello che stiamo cercando di proporre, sentite meglio con questo microfono o con questo qui? Questo? Questo? Sì. La vostra risposta che prima? Sì. Accendiamo. Allora, mi raccomando, voi. Non voglio interruzioni da parte del pubblico e non voglio che siano disturbati gli interventi, mi raccomando. Allora, architetto Trinchese ha risposto, prego l'ingegnere Minieri. Gli metterò la risposta. Dunque, nel nostro programma, il nostro obiettivo è quello di portare la politica, il centro della politica Colana a gestire la nostra città. Per cui io è vero che la giunta sarà nominata dal sindaco e quindi sarà nominata da me, dopo aver ascoltato tutti gli eletti e i non eletti, sceglieremo tra le migliori, quindi il nostro motto è sempre la meritocrazia, sceglieremo le migliori professionalità che ci saranno proposte per la gestione.
se possibile, all'interno del nostro territorio. Io devo fare un motto, però, da persona rispettosa dei tempi e delle regole, direi che se non c'è possibilità di fare replica, nessuno debba fare replica. Ciò detto, relativamente alla composizione della giunta comunale, io posso dirvi che la settimana prossima noi la presenteremo già. La presenteremo con delle eccellenze del nostro territorio, soprattutto con tutte le competenze relative al settore in cui andranno ad agire. Settimana prossima verranno appunto presentate tutti gli assessori, che sono esclusivamente tecnici e non politici. Grazie.